Ciao a tutti, oggi ricetta fiori di zucca. Per prima cosa qua si mettono due uova. Si aggiunge della farina, quanto basta, per diventare abbastanza densa, e dopodiché anche del latte. Quindi uova, farina e latte. Tutto qua dentro, si fa una bella pastella. Latte e della farina. Così comincia a creare la pastella. Si usa la frusta per fare la pastella. Guarda qua, sta uscendo bene. La pastella ora è pronta, perfetta. Questa deve essere la densità, come vedete. E ora cominceremo a fare i fiori di zucca. Ma che colore! Appena raccolti stamattina. Prendiamo fiori di zucca e li mettiamo qua in pastella. Eccoli qua in padella che stanno friggendo. Adesso li facciamo andare qualche minuto da un lato, poi si girano. Ad un certo punto li giriamo. Devono essere più o meno in questa doratura. Una volta pronti li estraiamo e li mettiamo sul piatto con della carta assorbente. Tiriamo via. Una volta qua nel piatto metto un po' di sale sopra, un po' di sale così subito quando sono ancora caldi. Per assorbire ancora meglio l'olio metto un altro strato di carta assorbente sopra, dove ci sarà il secondo round, altri fiori di zucca anche qua. Belli croccanti. Questo è il punto di cottura ideale. Così. Essere di questo aspetto. Così sono pronti. Altro giro di sale. Bene. Facciamo la prova. Questi fiori si tagliano con la forchetta. Sono veramente teneri. Veramente buoni, si sente che sono freschi appena raccolti, poi fritti in questa maniera risultano anche leggeri, un piatto tipicamente estivo. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like e iscrivetevi. Grazie per la visione, a presto.